Ok, dovremmo esserci? Siamo in live. Fantastico, fantastico. Ben ritrovati ragazzi. Ciao Gabriele. Sì, ti sei perso veramente dei partitoni, direi. Direi che ho dato dimostrazione di grande finezza, come sempre, quando si tratta di puzzle. E che giocone, che giocone. Facciamo continua. Eccoci qua. E cosa? Ciao Deepy, ciao Trezert, a proposito di Twitch, esatto, ciao Capo, ben arrivati ragazzi, ben ritrovati. Che cosa stavamo facendo? Chi se lo ricorda è bravo, ma credo fossimo... Eravamo dentro al bar, di questo sono abbastanza sicuro. E quindi entriamo, no? Non dovremo più avere nessun ostacolo. Dobbiamo prendere le scarpe, dobbiamo prendere le scarpe. Ciao Walzer, intanto. Dobbiamo prendere le scarpe del tipo. Il tipo non ce le dava, men che meno in questo dialogo. Hello Dancer, I need to take your shoes. E queste appartengono. I am a Dancer? L'avevamo già detto? I am a Dancer? Ballare con il mago. Che cosa hai appena detto? Niente, no, non riesce. Fran. Andiamo a chiamarla Ann perché ho appena registrato la puntata di domenica di Forgotten Ann. A Little Lemonade. I don't want Lemonade. Non mi sembra. No, però non l'abbiamo fatto. Aspettate che sto calpestando roba. Where did you get your shoes from? E qua lui non ci presta molta attenzione. Insomma, non ci dà corda, eh. Ciao Cri, ciao Akire. Aspettate che non ho visto tutto. Ciao Valenippa, ciao Albi, ciao Obamone, Alberto, ragazzi, ben arrivati, Kitsune, ben arrivati a tutti, Stefano, essere vivente, Pippo, Viking, Re Salmone, ben arrivati, sì, di nuovo quella musica, ragazzi, speriamo di farla durare poco, dai. Il grande mago ne ha bisogno. Sir, let me explain, need your shoes. Ah, that's impossible, non te le posso dare. L'unico modo, questo in realtà lo sappiamo, vuole essere un indizio. È l'unico modo per prendere le mie scarpe, prenderle da me. E come puoi vedere adesso, è impossibile. Ah, questo l'avevamo fatto. L'avevamo fatto. Lift your feet. L'avevamo fatto in realtà questo dialogo. Quando entrambi i miei piedi sono per aria. Sì. Ciao, Chai, non so se pronuncio giusto. Sono d'accordo, Gabriele. È la tua, secondo me, una giusta osservazione. Ciao, Lady Rowena. Quanto tempo, tra l'altro? Sono secoli. Mi ricordo che era tanto tempo fa. Ciubecca solo. Ciao, Marti. Sono molto d'accordo con quel che ha detto Gabriele. Adesso noi abbiamo bisogno di capirci qualche cosa. E secondo me dobbiamo viaggiare nel tempo qui dentro. Qui abbiamo il ballo, ma non riusciremo. Esatto. Ma secondo me dobbiamo fare una baza. E il gioco ha perso ritmo, su questo non c'è dubbio. La maschera, aspettate un secondo. Valokas Mask. Ma io non posso tornare indietro. Aspettate un attimo. Come cavolo? Ciao Dade Bryant. Ah, il discorso appena... Va là, ti stavo rispondendo al discorso del pennarello. Cliccare velocemente? Anch'io stavo pensando al gatto. Vediamo... Il discorso di cliccare velocemente mi intriga, eh? Come faremo a prendere The Dancer Shoes? Sì, il gatto ci dice di andare allo show.
Vediamo, Viking sa quello che dice, lo sappiamo, e in realtà in questo caso ci risparmia un po' di fatica. Lucky, adesso ha quell'aspetto lì, e ti do ragione, ma ha una lunga storia questa protagonista. Vediamo un po' se riusciamo a fare... bella lì Viking, questa è chiaramente la soluzione. Passo il mouse in giro, ma è ovvio quello che dobbiamo fare. Ah 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 ah. E questo è un metronomo, dai 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 che ci siamo. That's blue. That's red. That's yellow, ok. Quello è un pulsante. Non è un termometro. È un metronomo. Metronium. Ok. Premiamo i pulsanti. Beh, è ovvio che noi vogliamo far finire gambe all'aria, no? Adesso sto facendo un po' di tentativa. Mi sembra che abbiamo già fatto la bazza, perché questa è la bazza. Noi mettiamo tutto al top. Sì, assolutamente valzer. Sono d'accordo sul discorso poco intuitivo. Se Viking non me l'avesse detto, cioè vi dico, non me l'avesse detto Viking, non fossi stato in diretta, non fossimo stati in tanti, no? Sai quando giochi da solo, no? Come sarebbe normale. Io su sta cosa qui mi ci bloccavo, dovevo andare a vedere la soluzione, ma sicuro, matematico proprio. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene. Ok. I colori primari. Ok, va bene. Io in realtà ho appena risolto per puro caso una cosa che invece aveva senso, perché vedete che questo è arancione ed è la somma di rosso e giallo. Era simpatico, io ho cliccato a caso, ma va bene così. Perfetto. A questo punto... E che ca... Beh, e allora, scusami, tu devi restare così e io non ci voglio più mettere mano. A questo punto... Lo facciamo ballare. Ma la musica è la medesima. Scusate, ma che diavolo... Memorizza il cambio che ti do. Ok, va bene così. Invio. Come cavolo faccio? Stai così. Ok. Hollywood Monsters, cosa mi hai tirato fuori? Lo davano con The Game Machine quando ero piccolo. Lo iniziai, ma non lo finì perché non mi piaceva tanto. Ma cent'anni fa, Hollywood Monsters, mamma mia. Scusate, in teoria noi non abbiamo appena risolto tutto? Ah, ora sì, è più... doveva skippare un'altra stagione, pesissimo. Guardate come va veloce. Ovviamente, le cose vanno male e le scarpe rimangono fuori, interagibili. si è tirata dentro. Esatto. Va tutto bene, direi. Sapevo neanche di poter uscire con l'occhio, ma va benissimo. Ok, facciamo così. È morto, no? Ah, hanno tirato il cadavere. Abbiamo ucciso. Non sarebbe la prima volta, e questo è l'aspetto creepy della faccenda. Dai, vediamo se Frambo ritorna un po' sui suoi binari. Mi è piaciuta tantissimo questa divagazione fantasy, l'ho molto apprezzata. In realtà la scorsa puntata, per quanto il brodo si sia allungato, ha avuto i suoi momenti Edward importanti. Però adesso abbiamo bisogno di ritornare un po' in carreggiata. Secondo me, idealmente, abbiamo bisogno di andarcene da qui. Perché, dai, non mi sembra che Aether abbia più molto da dare.
Poi, mai dire mai, eh? Adesso diamogli la baza qui, use with him, ok. Ok, vediamo se è contento. You did it. You really have an extraordinary machine inside your head. Thank you, sir. Ok. Let's do the last one so I can go home. È proprio un darlo per scontato che c'è una missioncina per ogni cosa, eh? Quindi ce ne abbiamo un'altra. La piuma. Arriva this feather. It belongs to Palantras. Esatto, l'avevamo pur visto. L'avevamo pur visto. Inside your chat. Esatto, Albi. Giusto. Ah, uno spettatore interessato, ti sei perso tanto. Bella Tresert intanto. Bazziversario, grande. Ah, mitici Monkey Island. Football Manager non ci ho mai giocato, è una cosa che non ho mai seguito, ma Monkey Island cosa sei andato a toccare? Più che Hollywood Monsters, sarebbe carino riproporre Monkey Island. Ci pensiamo. It belongs to Palantras. Yes, I saw him very injured. Era molto ferito, l'abbiamo pur visto anche noi. Starà bene. Dicevo, uno spettatore interessato è una serie, questa siamo alla puntata numero 8, difficile entrare qui, ma su Wesaplay trovi tutte le puntate, questo gioco merita assolutamente. E Magic ha fatto una conferenza stampa imbarazzante secondo me. Comunque dai, he will be fine, he has the pink water that can fix everything. Quindi non siamo preoccupati per Palantras, perché ovviamente si curerà. Che cosa facciamo con la piuma? Vai dall'Old Valokas Mechanical Doll, ovviamente, doveva esserci un puzzle. La mia bacchetta will be there. Ah sì? Devo finire la mia Rabbit Science. I think I have the answer. Thimbleweed Park. Ecco, Albi, hai detto una cosa. Ciao, Domwright. Hai detto una cosa molto bella. Devo dire che Frambo ci sta dimostrando che in realtà con la chat... volete un tris? Con la chat non è così male fare le avventure grafiche. Pochissimi di voi, forse nessuno di voi si ricorderà che portai una volta un gioco che scaricai da Steam. Era un'avventura grafica stile retro, futuristica, come cavolo si chiamava, e non funzionava, c'era veramente troppo testo. Però secondo me possiamo un po' ritornare sui nostri passi, perché Thimbleweed Park ce l'ho, non l'ho mai neanche installato. Neverhood no, non l'ho mai giocato. Tra l'altro c'è anche un suggeritore, suggeritore più chat, non possiamo sbagliare. Sapete che è un gioco interessante, però vi ricordo che arriverà anche, come si chiama, Metal Gear Solid V, il nostro buon The Phantom Pain. Comunque, adesso ci pensiamo a tutto. I have to finish my rabbit, I think I have... Ok, sir, I'll bring you your wand back. Valiant Hearts lo conosco, ce l'ho su Steam, mai installato, e il buco nero staremo a vedere, assolutamente sì, Nirvolo. Allora, sappiamo dove dobbiamo andare, ecco, questa prima non c'era. Mi dispiace essere critico verso un gioco che straconsiglio come questo, che ci ha dato e secondo me ci darà ancora moltissimo. Però sta bacchetta in mano al tipo non c'è mai stata, e sta cosa è un po' posticcia, capite? Comunque, facciamo la baza, vediamo di capire che cosa possiamo fare. Abbiamo bisogno che... Allora, rimettiamola com'era questa. Tipo che un'altra mano la prendesse. No, io mi immaginavo questo, invece mi immaginavo molto male... Ci picchia. No, tu torna su. Esatto, la portiamo di mano in mano. Beh, ok. È questa. Tutto acquisisce un senso. In questo momento, ovviamente, tu la vai a prendere e la riporti giù, laddove la possiamo prendere. Vabbè, non siamo dovuti impazzire, va benissimo così, esaminala. Ok, è chiaro che la dobbiamo semplicemente riportare. Vi leggo un secondo, eh.
il discorso di Epic Games, hai ragionissima, hai ragionissima. The Witness, tra l'altro, lo stanno dando. Ah, abbiamo tanta roba, c'è tante possibilità. I giochi, beh, tutti i giochi che comunque o possiedo già o sono 100 anni che ce li stiamo suggerendo. Adesso sono sempre grati e graditi questi suggerimenti, ma ci stiamo veramente riflettendo su questi giochi. Stiamo a vedere, c'è talmente tanta roba che poi un gioco ti occupa dei mesi, quindi bisogna selezionare molto accuratamente. In ogni caso, adesso diamo la bacchetta. Bloodborne. sì, pian piano si fa tutto, tra cui Bloodborne, perché comunque mi è tornato un certo voglino. Tra l'altro, apro una parentesi su Sekiro. E col fatto che mi sono messo a fare una puntata registrata, poi un'altra, sono andato molto più avanti di quello che è uscito su Esaplay. E non so più come fare le live, perché sono un pochino più avanti. Beh, comunque, non molto, un pochino. Staremo a vedere come cavarcela. Lorstick91, thank you so much. sì, spammo di brutto. Comunque, in ogni caso, se state seguendo la mia blind run di Sekiro, ricordatevi assolutamente di andare su Wesaplay, perché quello sarà il posto dove alla fine la blind run sarà completa. Qui ogni tanto uscirà a random una live che sarà annunciata comunque via Telegram, e in ogni caso, se vi interessa, c'è la campanella anche su Twitch, credo. E buon pomeriggio Angelo, ben arrivato. Rime mi hanno detto che fa cagare. C'è chi mi ha detto che è tanto bello, c'è chi mi ha detto che è una boiata, che non merita assolutamente. Sono abbastanza interdetto a questo punto. Tra l'altro Rime era in super offerta su Steam l'altro giorno a 5€, forse c'è ancora. Comunque ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo dato. Dove sono le pietre? Le posso prendere in prestito? A fretta ovviamente, Fran, eh? Ok. What I can do is place the stones on the locks of the door. Sui. Come cacchio si chiama? Sui. Se siamo capiti della porta. But you? You are the only one? Dai. Non lo so, Domright, non lo so. Serrature, ma lucchetti volevo dire, scusa. E poi comunque sì, è probabilmente più serratura che lucchetto, comunque dai. Sei l'unica che può turn the key and actually open the door. Infatti, ci stavamo tutti domandando quale cavolo di porta. Ok, quindi adesso andiamo dal re, come poteva essere prevedibile. Non puoi tornare a casa con l'aspetto di un albero, naturalmente. Ok, vediamo se ci fa tornare umani. Yes, I can, exciting. Ok, speriamo che vada tutto bene. Let's make a human, yes. E la cosa che ci deve risultare creepy in questo, a parte il fatto che qua in alto comunque ci sono dei teschi, ma il fatto che la magia umano-vegetale sembra venire da Eatworld in qualche modo, eh? Dammi i tuoi vestiti, ho bisogno di annusarli. Erano umani, gli abitanti di Tersta? Hanno trovato un qualche tipo di immortalità? Difficile dirlo. Rime è bellissimo, eh? Ciao Jack, ben arrivato. Detective, quanta roba. E dai. Ok, diamogli i vestiti. Ce li annusa, piuttosto creepy. Come si chiamava il vecchietto? Il vecchietto pervertito che io adoravo. Okusai, com'è che si chiama? No, Okusai è il pittore. Okusai di Ranma, ecco, più o meno. Questo può funzionare. We will make a human. Apposai, bella Domright. So exciting. Andiamo al centro della stella di Tersta. Tipicamente ora c'è un imprevisto, ve la butto lì. And think about your body, your head, your leg, and the other leg. Your arm, ok. Randomly selected elements. Find your path to your true essence. Che pronuncia, eh? Diventate Fran, l'umana, now. E invece va tutto liscio. Lol. È una gag, ovviamente, insomma, sarebbe il colmo. Mio Dio. Sì.
Ok. Ma dai, Fran, su. Hollow Knight, accidenti, anche Hollow Knight. Ma vi rendete conto di quanti videogiochi sono stati creati nella storia dell'umanità? Validi, comunque tantissimi. Eh sì, Hollow Knight, tra l'altro me lo sono pure comprato, ce l'ho, solito discorso. Eh sì, mi piacerebbe, mi piacerebbe. È durissima, è durissima. Dovremmo darci un criterio, pensarci bene. Devo dire che mi diverte fare le avventure grafiche. Com'è che si chiamava quella che avevamo portato? Che abbiamo fatto una sola puntata? Ma mi piacerebbe anche recuperarla. Comunque sia, thank you so much, sir. Sei davvero un grande wizard. Molto bene. Great wizard, because of the greatness. We have to go to the king. Ok, dai, andiamo al king, dal re. I'll be right there. I have to finish something. I'll be right there. Go now. Va bene. Da giocatori cagacazzo, vediamo se ci sono delle linee di dialogo. Ok, non ce ne sono. Grazie, gioco. Andiamo. Ah, guardate che è tornata la manina, eh? La manina umana, giustamente. Mozzata, ma è pur sempre una manina umana. Di qua. Di qua. Di qua. E di qua. Su Steam è infinito. Chi ha letto Silicon Arcadia si ricorderà che c'è un capitolo che ho scritto su Steam è l'infinito. No, Yakuza 0, no, non l'ho continuato. Sono esattamente fermo dove ho finito l'ultimo video. Così come Bloodborne. Come si fa a vivere, ragazzi? Mi potete scrivere in chat come si fa a vivere? Perché io non l'ho mai capito, ve lo giuro. Ah, cazzarola. Sono tutti giochi belli. Oh, più Bloodborne di Yakuza 0. Apprezzo Yakuza 0, ma è tutta un'altra cosa, Bloodborne. Che casino. Sentite, parliamo con Re, cerchiamo di darci una... Bentornato, Frambo. Everything is fine. Siamo noi, con Mr. Midnight in mano, guardate il trono. E il pugnale, che è uno degli oggetti che abbiamo nel nostro inventario. Vediamo se è solo una visione. It feels like heaven. Sopra ovviamente c'è la testa del capro, che ci può ovviamente far pensare a Eatworld, il Satana, diciamo così, di questo gioco. Esatto, Trezzard. Non si vive, infatti, infatti. Aspettate che voglio vedere se ho avuto altri consigli su qual è il segreto della vita che mi interessava molto. Per vivere di solito... Grande Obamone, il pastello sulla tessera del disinfestatore, ragazzi. È bellissimo, è bellissimo. Il pavimento è come nella clinica, Marti. Questa è una giusta osservazione. Sembra Franda grande, anche questa è una giusta osservazione. Stiamo a vedere. It feels like heaven. Che cosa sei? Lascia stare Mr. Midnight quando è qui di fianco a noi, eh? Questo sembra quasi pupazzoso, non reale. Sta la tua testa ancora giocando con te? Ti sta ancora giocando un brutto scherzo? La tua testa non riesce a vederti nello specchio? Non è la prima volta. Non sono te. L'identità tra Fran Eatworld, Fran l'autrice dell'orrore, il senso di colpa, chi ha ucciso i genitori, il coltello potrebbe anche rimandare a quello, eh? Non lo sono, lascia andare Mr. Midnight now. Noi uccidiamo i traditori. Perché è ciò che egli, il nostro amico, è Fran, non riesce a capirlo, non riesce a vederlo. Le mani con gli occhi? No, mi sembra che sia una prima volta. La stagione Trono di Spade, credo che ci farò un video a puntata, vi dirò di più su Esa Channel. My kitty is not a traitor. He promised me to be by my side. Ha promesso di stare dalla mia parte, l'ha promesso. Traditore. Traditore, comunque l'uso così del termine traditore è tipico di atteggiamenti paranoici, è superfluo dirlo. Come hanno fatto tua madre e tuo padre, che avevano promesso di stare a tuo fianco? Chi ha promesso di prendersi cura di te?
Lasciata così? Wake up, Fran. Sei circondata da traditori. Questa è la sua ossessione, eh? Questo è il suo dark side che le sta parlando. La sua paranoia. Lascia in pace il mio amico. Sono l'unica che tu hai, Fran. L'unica che è sempre stata dalla tua parte. La tua paura, no? Liberiamoci di questi traditori, che ne dici? Che... diventiamo felici, let's be happy. Let's be so very, very happy together. Che orrore, poverina, comunque avere queste visioni. Cioè, in realtà è struggente vedere questa bimba con queste occhiaie, poverina. Cioè, con tutto quello che passa, deve vedere queste cose. Cioè, in realtà riesce a dare una grande empatia. Mamma mia. Go away, it wasn't me. Non sono stata io. Che cosa intendi? Mamma mia. Che c'è? Perché stai piangendo? La cosa atroce è... anch'io, Pippo, tenderei a pensare... La cosa atroce... Sì, sul coltello, sul teschio abbiamo detto. La cosa atroce è vedere sparire la visione per avere un tubero che parla. Cioè, si fa fatica a sentirsi da player consolati, no? Why are you crying? Tubero, albero, insomma. Why are you crying? I'm crazy, sir. I'm totally crazy. I dottori avevano ragione. Ma tu non sei pazza. Mi dispiace molto che tu ti senta così. Dovresti essere felice adesso. Hai trovato le pietre e tornerai ad essere umana. È fantastico, a dire il vero. Fatemi asciugare le lacrime. Diceva il gatto, la frase era del gatto. Non ti voglio ferire, my dear. E ho la sensazione di stare per farlo, da un momento all'altro. Rivolto a Mr. Midnight, che risponde: non lo farai, io lo so, perché tu mi ami. Mi vuoi bene, insomma. Sì, ti voglio molto bene. Questa parte la trovo struggente, vi dico la verità. È tremenda. Fran, ti ricordi che cosa ti ho detto? Se ami, sei viva. E questa è l'unica cosa che conta. Troverai sempre il potere di combattere i mostri dentro di te. Un po' didascalica quella frase. Quasi non più da illusione. Now let's go and open the gate so you can go home. Quasi come se stessimo vivendo una terapia, eh? Let's do this. Beh, seguiamolo, senza tergiversare, anche se vorrei fare... Ok, un ultimo dialogo. Era divertente qui, è stata una bella avventura. L'avventura più divertente di tutto l'universo. Insomma, qualche fetch quest di troppo verso la fine, ma dai. I will never forget it, but... Now we have to leave. Aunt Grace is waiting for us. Speriamo. Vediamo, Trezert, vediamo. Ok. Continuiamo a seguire il nostro amico. È il momento. Vero, Trezert, sì. Recuperate la Blind di Rakuen sul canale, che è un gioco straordinario. Su Wesa Play. Adesso tipo... Come se patches. Here we are. Ma dov'è la porta? Sei sicura di voler tornare indietro? Certo che lo siamo. Anche a me sembra troppo bello per essere vero. L'umana deve andarsene. Aprite la porta segreta
nella sua realtà. Manca, ovviamente, per modo di dire, la boss fight. Manca l'incontro finale. Stiamo a vedere. Ecco la porta. Sempre 5, eh? Ci starebbe benissimo un pentacolo lì dentro, comunque va bene. Ecco il mago. Che saluta Zyar. Ok. Ci farebbero anche stare, no? Questo è un posto sereno. Oddio, non tutte le stagioni, eh? She has to leave. Ho ricevuto un messaggio da uno dei Valokas. And she's not ready. Non è pronta per restare, eh? È un luogo post-mortem, quindi come ipotizzavamo, chi lo sa. Ready for what, giustamente. Dai. Non c'è tempo da perdere, non ci rispondono. Fosse un luogo post-mortem, questi potrebbero addirittura essere i genitori. Ma non esageriamo, vediamo un po'. Ready for what? Lei vuole sapere. Sai, quello che dicevano, che ti hanno detto i Valokas, affrontare la tua verità. Ah sì, mi pare di ricordare. Dovrei... Forza, su. Ok. E Fran è la chiave. Sei l'unica che può aprirla. Ok. Fa tutto abbastanza ricco. Cioè, mentre finora nella follia aveva tutta una sua coerenza, no? Enigma per enigma. Ora sembra un po' così, una cerimonia... Un rituale stile quello delle gemelle. Oddio, speriamo di no. Padre Gascon sarebbe il colmo. Addio, Eterza, avevi troppo side quest, ma sei tipo l'unica cosa bella in questo gioco. Giusto. Aspettate che voglio recuperarvi. La boss fight è che servono ancora 5 monete. Torniamo nel delirio sanguinario. Bella Federico, ben arrivato. Dai, è il momento. Lo dobbiamo fare, vediamo se c'è un'ultima linea di testo. Perché? Come? No, ma come, in che senso non siamo la chiave? Oddio. Give me a hand. I'm lost. Ma che cazzo? That's enough. Che cosa intendi? We dance. Quindi, cioè, questo era un dialogo da fare dopo aver fallito ad aprire la porta? Parliamo con lui un attimo. Ah, vedete, c'è un enigma che stiamo skippando e queste sono le frasi se eravamo incasinati. Facciamoci dare gli indizi. We dance. A little clue, eh? Pensare con la tua testa. Human, right? I'll try again then. Sentite, andiamo a vedere di che cosa si trattava. Ah, aspetta, ma cosa... Ok, aspettate. Vabbè, dovremo... ho visto... Ma che cavolo... Allora, sicuramente dobbiamo fare un pentacolo, dai mo. Che cacchio... Oh mio Dio, sono 100.000 tentativi! Oh no, è un puzzle pesissimo. No. Senti, questo... In qualche modo va bene. questo ce lo leva. Scusate. Allora, ognuno muove quello alla sua sinistra. No. Cioè sì, ognuno muove quello alla sua sinistra, tranne il viola. No.
portarne su uno porta giù l'altro. E questa è la gag? Cristina. Aspettate. Ah, signor. Questo può stare su? No, solo uno alla volta può stare su? E questa è la gag? Sì, solo uno alla volta può stare su? E questa è la gag? Ma... Ma... Ok, bravissimo Albi. Quindi questi due in teoria li abbiamo loccati. Prima il rosa, poi il rosso. Vi do retta che è meglio. No, prima il... Ah, quindi è una questione di ordine in teoria. E il rosso può andare oltre una volta che gli abbiamo dato la sua base. Quindi ora tocca al blu, esatto. Poi tocca al giallo. E poi tocca al... Vedete che era facile, ragazzi? Molto bene. Abbiamo fatto il nostro pentacolo, tanto per gradirsi, se era capito che ci doveva stare un pentacolo. I smell victory again, grande. Possiamo andare a casa, ma non prima di un torneo di Tris. I'm so excited. Ma sì che possiamo lasciare qualcosa, abbiamo... Beh, però la foto della famiglia la vogliamo per noi. Non ti dimenticheremo, sei una creatura davvero speciale. Palantras mi ha dato questo per te. Un puzzle, voglio morire. Esatto, Federico. Vorrei aiutarlo con le sue ferite. Vediamo, un cifrario, sembra proprio. Abbiamo dato purtroppo i nostri cerotti a una ragazza, ma... Palantras sta meglio. Prima di andartene, devi sapere... Prima di tornare alla tua realtà, la tua delle cinque, in effetti, come avevamo visto nel libro, you will go through the... erano quattro. Through the secret hoods. Sono come dei passaggi invisibili fra le realtà. E mi viene proprio da fare questa faccia, peso. And you may encounter terrible creators che ti vogliono mangiare. Ma sai che ripensandoci, la zia la saluto e sto bene qui? Ma corri, sono abbastanza lente. Giusto, Stefano. Sì, sembra molto scary, sì, e ce lo dicono solo ora, anche questo è un po'... andrà tutto bene. Ok. Ok, bene. I like you very much. Goodbye. E si va. Non ci è stato promesso qualcosa di gradevole, eh? Si chiude questo capitolo, che in realtà è stato molto bello come si è aperto e ha avuto un grande impatto. Alla fine un po' dilungato, ma insomma glielo perdoniamo. Ecco la... Devo fare qualcosa? Devo fare qualcosa? Incibacco! Sto giocando. Ok, è un platform. Ah, si può skippare, ma lo giochiamo, dai. Così, è interessante vedere le creature sullo sfondo e soprattutto è interessante vedere che questa creatura, sono appena morto, è interessante vedere che questa creatura è arborea, vegetale. Ma zio, ho sempre questo vizio, devo aspettare un attimino, potrei skippare ma vediamo che cosa ci fa vedere. Un po' vegetale, un po' insettosa. E ce l'ho fatta. E dietro ci sono quei tizi un po'. Un po' così. No! Sì! Dai, ti prego, grande. Non è il pathos per sta gag. Dai. Fran, credici. Cristina. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzuoli? Dai.
Achievement, a troll run. Un troll, quindi, viene identificato come troll dagli achievement. Vabbè. Capitolo 4, parte 1. Il mio amico immaginario. Ah. Però. Sono d'accordo, Pippo. Il mio amico immaginario. Ragazzi, il gioco si spiegherà. Era logico che dovevamo cliccare qui. Ok. Come on, Mr. Midnight. Scopriamo dove siamo. Lui ha fame, eh? Siamo dall'altra parte del ponte. Certo. Ok, I remember. Ok. Come mai abbiamo un occhio sulla destra? Gli oggetti sono sempre con noi. Sì, voglio esaminare questo. Non è interagibile, in realtà. Mi domando perché Palantras me l'abbia dato. There's a secret code or something, but non lo possiamo... Non lo possiamo aprire. Or maybe it can be opened at all. Ci si penserà al momento debito. Qua ovviamente c'è questo vasetto, che però è una trappola, palesemente, o sembra esserlo. Possiamo interagire con l'albero. Ok, classiche osservazioni di Fran. Possiamo parlare con lui. Alright, Kitty, do we have a plan? Ok, questo è il piano A. Io devo capire. Questi sono i nostri piedi, possiamo sporgerci. La luce della luna è molto romantica. Sì. Ok. Brava, brava Fran. E qui? Il ponte. Sapevo che eravamo dall'altra parte. Ok. Il discorso dei pulsanti, stiamo a vedere. Sembrano esserlo, ma non ha degli interagibili questa scatola. E solo qua la si legge. Vabbè. Adesso, inevitabilmente, perché non abbiamo altre possibilità, interagiamo qui. Che brutta cosa, accidenti. È inutile dire che è atroce. Tutto ciò è atroce, a dire la verità. Niente. Lei vuole le fireberries, se no non le interessano. Forse non è per me, il cartello sembra troppo vecchio. In ogni caso ci porterà da qualche parte. Chissà in che bel posticino ci porterà, vero Fran? Guardiamo quest'albero. Ok. Ah, sono proprio le pillole addirittura. Che sciocco non averci pensato. Ok, per mostrare la strada di casa. Sono riuscito a leggere il testo sul... grazie alla differita, figata. Pesissimo, concordo. C'è una grande amarezza in tutto questo, perché ci fa venire in mente una povera bambina, senza strumenti, senza difese, che ne passa di tutti i colori. Ma, stiamo a vedere. Al di là di tutto, questa è la sensazione che abbiamo. Qua è un fake, non possiamo veramente parlare con Mr. Midnight. Eccoci qua. Come una sorta di dipendenza. Le vede, le rivuole, boh, stiamo a vedere.
chiaro che useremo il coltello, eh? Siamo intrappolati per sempre, per sempre. Sempre sporco di sangue. Brutta. Questo è Eatward. Così sei già qui, eh? Non ti aspettavo fino alle 2:35. Ciao Alex, è ben arrivato. Speriamo che sia lui l'amico immaginario. Your faithful friend. Faithful. Sì. Sono la creatura della notte. Abbiamo giocato insieme. Ti ho aiutato ad avere indietro Mr. Midnight. Ma a dire il vero mi sembra di aver fatto da me. Non sai quello che ha fatto impazzire le sorelle? No, loro credevano che fossi io. Ma non sono stato io. Vedi? Ma questo è perché non hanno guardato dentro se stessi. In realtà ha appena dichiarato la propria inesistenza, capite? Non sono stato io. A loro credevano che fossi io. Non hanno mai guardato dentro se stesse. Hanno incolpato me, anziché affrontare il fatto che i loro genitori non le hanno mai amate. Ma basta parlare delle sorelle, eh? Non mi riconosci, cara Fran? The long man with the top hat. Vengo sempre la notte e ti racconto delle storie. Venivo sempre a dirti quando eri una piccola bambina. Sono venuta da te dopo che tu mi hai immaginato. Ma non sono immaginario, vedi? Sono parte della tua realtà. Ti ho immaginato. Dire che sembri familiare, eh? Non posso negarlo, sì. Esisto perché tu esisti. La verità è che tu eri capace di immaginarmi perché io esistevo già. Questo in qualche modo è inevitabile, è impossibile immaginare qualcosa che non si sia già visto. Ovviamente permutando le cose già viste, è un solito discorso epistemologico, recuperate i miei video sul plagio. Anyway, we don't have time to talk about this right now. A dire il vero sono qui per portarti a casa, seguimi. Io però, se permettete, dico proprio I can't trust you. Non ti farò del male, non sono... I'm not made out of darkness, I'm your friend. Questa è proprio una excusatio non petita. You seem nice, I'll go with you. Ma non mi fido ancora di te. That's fine, come on now, I have something to show you. Mio Dio, gli occhi da rettile, gli occhi... Che dovrebbero essere gli occhi di un gatto, al limite, anche se poi quelli di Mr. Midnight sono diversi. Dovremmo fidarci di Eatward. I don't know. Facciamo finta di farlo. Così non penserà che abbiamo paura, no? Ok. Scusate, esiste l'opzione per tornare indietro? Ha un qualche senso? O è solo così tanto per? È solo così tanto per. Allora, l'ho voluto fare. Amen. Dai. Proseguiamo. Ammira la Eatward Fly Machine. Che ne pensi? Può volare? E con questa ti porterò a casa. Oh, sta a vedere che Eatward è buono. Il gatto vede Eatward. In realtà sì. Cerbero, sei tu, Marra. È alto 180 metri.
Non sono ancora le 2.35. Chissà perché continua ad essere così fissato con questo orario. That sounds great. Perché insisti con questo? E quando il tempo diventa rallenta, diciamo, e ci dà la chance di entrare nell'ultra realtà, che quindi si rifà a quello che aveva letto nel libro di Leon. Nell'ultra realtà possiamo viaggiare ovunque vogliamo. We are standing on the endless limits of the... Siamo ai limiti senza fine della seconda realtà. Vorrei troppo riprendere il libro, eh? Sempre Fibonacci? Boh, no, in realtà no, non mi sembrava che fosse così. Bella Mar, thank you. Ah, vediamo. Ma tu sei parte della terza realtà. Infatti mi sembrava, perché la seconda è i terza. Quindi siamo ancora a limitare. Capisci? Boh, stiamo a vedere. 1-1-2-3-5 l'inizio di Fibonacci. Infatti, should I just wait until you're done fixing the machine? Of course not. Puoi aiutare? Ah, ora abbiamo delle quest. You can by getting water and fire berries, alright? Non ne ho voglia, I'll wait here. Ah, ok. Ok. I'll help. Ok. Creepy, ma lo pigliamo. Le fire berries. Siamo così sicuri? Esatto. Buona domanda. Many, many hours. The water is to get rid of the dirt, the Kamalas. Lui non è la creatura, ovviamente, non è la creatura con la testa di capra, eccetera. Non è il Satana del nostro gioco. E li teme. Speriamo che non vengano intorno all'esatto. Ok, è fattibile, è fattibile. Ai. Erano deboli all'acqua, esatto, essere vivente, giustissimo. Your medicine, you need it. E lui la usava come una trappola. Era lui, ovviamente. Le stesse cose sono ancora invisibili ai tuoi occhi, vedi? Thank you. Ed è lui che ci ha messo in trappola, cara. Ah, lo ammette candidamente, ma ovviamente c'è poco di candido nei suoi modi. Magari scopriamo che è un personaggio positivo. Ma perché il suo nome era scritto con il sangue nella clinica? It's okay, ho defeated... Ok. Dai. Great. Ok, vabbè, facciamolo. La prima e più grossa curiosità che abbiamo, oltre al fatto che possiamo parlare con lui, e qui abbiamo una civetta, se c'è Davide, questo ci può ricordare il Casanova. La prima cosa... Beh, guardiamo la civetta. Mechanical bird, this is grand. Birdie bird. Ok. I don't know, guys. Allora, diciamo che noi possiamo avere delle altre righe di testo da lui. Possiamo osservare alcuni pezzi della macchina. Discorso delle fire berries. Queste sono fire berries? No, no, non sono on fire. Io adesso vorrei capire come mettere on fire delle berries, ma insomma, andiamo un po'. No, non ho trovato ancora nulla. L'acqua è facile, in teoria. In teoria l'acqua è facile. Però alt. Mi sono disabituato alla nostra cara vecchia meccanica. Eccoci qua. Quella è Fran. Divorata, sicuramente squartata da queste creature. Vediamo alcune di queste libellule, no? Che abbiamo imparato a conoscere. Nuovamente intrappolate, ma questa sembra più una rete. Eh sì,
Eh sì. Ha le scarpe della mantide. Ciubecca, cosa stai dicendo? Hai perfettamente ragione. È un collage di cose già viste. Come dicevamo prima. Stiamo a vedere. Un biglietto per i Terza, esatto. Allora, accidenti. Va bene, vediamo qui. So much hair and so shiny. Un mondo magico di capelli, ok. Sono sempre le nostre amiche intrappolate, va bene. Andiamo a fare questa interazione, sì. Sono nutriente? Scommetto che lo sono. Beh, fa dell'ironia. Voi siete i Kamalas, eh? Non potete parlare, eh? Però sembra avere... Mi domando se questa Fran sono davvero io da qualche altra parte, in un'altra dimensione, no? Chi vi ha portati qui? O sono io che sto visitandovi nell'altra realtà? Ed il gatto sparisce, assolutamente sì, assolutamente sì. La mantide le aveva viola? No, erano bianche. Casa del Super Liquidator. Sì, il Super Liquidator qua ne vince parecchi di problemi. A questo punto, noi qui non abbiamo cose da fare. Diamo giusto un'occhiata che qua non abbiamo esaminato. Ok, tutto qui. Rimaniamo nel mondo red pillato, naturalmente. Sempre la stessa gag qui. Abbiamo sempre le berries che non sono le nostre. Qua vedete come se fossero le loro uova. A me sembrava nere bianche anche quelle, però potrei sbagliare anch'io, eh? Sì, assolutamente, Alex, assolutamente. Sì, è vero che si sta abituando, l'abbiamo notato. Guardate cos'è diventato home. Spero che si veda. Hell. Però qui c'è il fuoco. Qui c'è un alce che non se la passa benissimo. Ah, ci ha parlato addirittura. Pensavo fosse una nostra linea di testo. I thought you were dead. Come puoi pensare? Ma sai... sì, tipo... Misunderstanding? Mr. Booze? Che è l'alce? I'm a deadly worm. Sarebbe... Deadly andrebbe con la Y, però diciamo che è un verme... mortale, quindi in realtà noi stiamo parlando con un verme che si sta divorando l'alce, se non ho capito. Deadly worm, esatto. Ah no, invece no, I don't go around killing creatures. Do semplicemente indietro al suolo ciò che le creature hanno preso da esso e di cui non hanno più bisogno. È un animale spazzino, quindi. Ma vedo solo una talking moose, no? Dove sei tu? Ecco. Oddio, ragazzi, il delirio. Fantastico. My name is Fran. Perché hai toccato questo mousse, innanzitutto? Solo gli scavengers toccherebbero gli animali morti. Sei una di loro. Scavengers? Che cosa sono, ragazzi? Sì, l'abbiamo visto cosa c'è scritto. Che cosa sono gli scavengers in inglese? Avete la traduzione? Come animale domestico. avvoltoi, grazie mille. Soltanto gli avvoltoi, no? Sei uno di loro? Of course not. I was trying to see if I could climb on it. To reach the fire berries, che ovviamente è l'enigma successivo, ovviamente. Gli Avengers di Terza. Oddio, ragazzi. Allora, I think it is possible. The moose is still very sturdy and solid. But the fireberries are on fire. Ti potresti ferire, no?
Yes, I see the fire, but I have to take them somehow, ovviamente. Good luck with that. Climb on now. I'll keep working. Thank you, sir. My God. Ok, Fran. Ora si ride. Sì. Ma noi non abbiamo ancora l'acqua, Fran. Che cacchio. Beh, semplicemente non abbiamo l'acqua e non possiamo fare nulla. Questa è la verità. Al momento non possiamo fare nulla. Gliel'ho data su, ma perché l'acqua la andiamo a prendere e poi torniamo, dai. Vediamo qui. Sempre la stessa gag. Non vuoi andare all'inferno? Itersta, hell. Va bene, va bene. Itersta da una parte. Heart of Darkness, mamma mia. Vogliamo provare col coltello? Ci sto a provare col coltello. Aspettate, questo è bellissimo. Mi farai visita quando sarò morta. Don't worry. We'll see each other again when I'm very old. Sto per fare 11 anni. But that's not too old. So not yet. Quando le circostanze saranno ok, bene. Allegrezza. Dai che voglio salire, non c'è bisogno che mi dai il permesso. Climb again. Dai, dai, dai. Voglio provare questa cosa del... Frambo, non so se è solo Steam, non ne ho la più pallida idea, Dani. Infatti anch'io pensavo servissero accese in qualche modo, eh. In ogni caso, dai, facciamo questo tentativo che ci può assolutamente stare. Niente, niente, le dà proprio fastidio il fatto che siano on fire. Andiamo dove c'è l'acqua. Non so esattamente come faremo a tirarla su, ma qualche cosa ci inventeremo, no? Are you those shiny insects that get... Sì, sì, sì. Abbiamo già incontrato dei vostri simili, eh? La curiosità può portarci a situazioni inaspettate. Are you stuck? No, niente affatto, stiamo solo cercando di avere i più lunghi capelli di sempre. Good luck. Ok. Ok. Affacciamoci. Nuovo episodio di Sekiro, anche oggi credo, stasera ne esce uno. Comunque su Wesaplay sta proseguendo la serie, e continua ad uscire, ne ho programmati un paio, quindi sono più avanti di dove avete visto l'ultimo video. È vero Federico, comunque, è veramente la persona più professionale che abbiamo trovato finora. Allora, e qua dobbiamo fare la bazza però, eh. Non voglio storie, dimmi che lo fai. Nossa, muoio. Sì, i capelli, sì. Sì, sì, sì. Absolutely. Vediamo se possiamo chiedere aiuto, se ci si è aggiunta questa possibilità. Non abbiamo un'interazione diversa da dialogo. Il dialogo è sempre lo stesso. Allora facciamo una bella cosa. Non bella per loro. Ah dai, che poteva funzionare di brutto. Forse non qui, forse non qui. Dai. Perché a questo punto noi in realtà potremmo fare i furbi. No. Pensavo di dare fuoco a quelle non infuocate. Aspettate. Ah, ho capito cosa volete dire. Adesso vediamo il discorso delle live, vediamo. Ci avevo pensato, ma nulla. Qui l'interazione è solo lì, non funzionerà, non funzionerà. Andiamo a fare quello che avete detto, che è meglio.
che mi sembra una cosa intelligente. Ok, grandi ragazzi, grandi. No, 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 va benissimo. I need help, please. Would you allow me to tie this bucket to your beautiful hair? Sì, è insane, però vedrai che ti si allungano. Ok. Please help me. Dai. Dai. In questi casi si teme sempre che ci sia una missione, no? Ma grazie al cielo non è così. Sì? Ok, pensavo di doverlo prendere da lì, invece no. Benissimo. Benissimo. Home is somewhere we all wish to belong, but does home belong somewhere? I don't understand. Era una domanda retorica. Volevo semplicemente dire che tu sei la tua stessa casa. Welcome yourself inside. You will find many doors to open. Bello questo. Molto bello. Suona misterioso e bellissimo. I'll try to do that some other time. Bye. Sto giocando, su via. Ok, l'acqua ce l'abbiamo ed è cosa buona. C'è per caso altro dialogo? Non credo. Ok. Abbiamo il problema delle fireberries, ma direi che lo risolviamo. Eh sì, essere vivente, sono d'accordo. Questo è veramente il personaggio migliore. Allora, dai, senza sprecarla tutta, Frano, non ci vorrei mica far fare le cose 100 volte. Ok. Stai serena che abbiamo questo. Cosa succede in questi casi, ragazzi? Si cade e il nostro amico professional ha trovato... sono ancora giovane, fra tanti, tanti, tanti anni. Ok, no. Sono stato troppo pessimista. Esattamente. Molto, molto, molto bene. Eh sì, ma tutto in effetti Gabriele sta andando in quella direzione lì, eh? Diceva che stranamente non pesa. Scusate la distrazione. No. Possiamo uscire dal mondo della pillola, finalmente. Abbiamo completato la nostra missione per il nostro meraviglioso amico. Hai trovato the fireberries and water already? A quanto pare sì. A quanto pare sì, ma se io non mi decido a dartele subito le cose, non si sa come. Sì. Le Lucifers. Che fa molto lucifero, superfluo dirlo. Sono nice, yes, but only when you see them in this reality. Sono molto pericolose se le incontri nella quinta realtà. Questo ci ricorda il modo che avevamo di muoverci per le stagioni. They can burn you. Non sono ancora stata nella quinta realtà, che è quella della morte. Non te lo raccomando. Ciò che è ragionevole qui può essere il peggio che tu possa mai esperire. E ho dimenticato di ringraziarti per l'acqua. Thank you, Fran. Ok. Ho capito. E ci stava a innaffiare. No! Che dolore. Ma no. Mi dispiace. Era cosa da farsi. Era cosa da farsi. Peccato. Speriamo non ci fosse nulla. Adesso diamo queste. Le fireberries. Non sono più on fire. Magnificent. Thank you very much, my darling. Restartiamo. Ricominciamo il gioco dall'inizio. Rimarremo col dubbio per sempre. È stato rage qui. Sì, al massimo è un achievement. Però rosicherei parecchio. Speedrun. Ok. Thank you very much. Sono le 2.34.
Ok, andiamo dentro la machine. Però volevo fare una cosa. Volevo trovare un secondino. Perché, ragazzi, è un po' che non guardiamo la nostra più bella fonte di informazioni, eh? Allora, cerchiamo di ripensarlo con le nostre nuove conoscenze. Ho trovato myself in the truth, but finding the unexpected. Cercavo la verità, ma ho trovato l'inaspettato. Ok. My name is Leon. The Black Shadows, The Blood Messages, ok. L'esperienza della pillola. Cry because it hurts. Creepy, e come? Il suo nome è Remor, principe dell'oscurità dalla quinta realtà. Inside my head, the stone of wisdom, la pietra della saggezza dentro la mia testa. Potrebbero sembrare veramente le pietre di Thanos un po'. I see myself around, ok. The other me wants to commit suicide. Kill yourself. E ho provato. L'amore per la vita. L'ombra che mi ha parlato, i Kamalas. E vanno a caccia di debolezza e dolore. Siamo nati e nutriti dalla paura e dall'incontrollata malattia della mente umana. Siamo invisibili, ma la nostra esistenza grabba ogni singolo living cell of the body fino alla fine. È ciò che causa la morte, in qualche modo. E l'acqua che li scaccia. Tra un minuto si parte, ciao belli. I Kamalas si sono trasformati in un nuovo tipo di creature esposte all'acqua che abbiamo pure incontrato ad Etersta. Una metamorfosi dolorosa, eh? Che bello sto libro, è stupendo. I thank you for waking me up. È un risveglio, eh? I was suffering. Etersta, che sembra un paradiso, sembra un andare oltre, no? La vita. Quindi qui è un risveglio, no? Devo andare dove appartengo. Sì, Etersta waits. Tutti i Valokast devono andare lì dopo essersi risvegliati. Se vuoi vedere la luce, vieni con me. Tu hai la chiave. Tutto questo inizia a tutto un altro sapore, eh? I was reading my rise, I'm missing something. Mi ricordo Remor dalla quinta realtà. Se c'è una quinta realtà, ce ne devono essere almeno altre quattro. Stavo pensando a Etersta. Non può essere... Potrebbe non essere una città in questo mondo, ma una realtà a sé stante. Vorrei che tutte le risposte arrivassero. Mi pentii di non aver accettato l'invito dei Valokas. Da quando l'ho visto non continua a venire in mente questo diagramma. Ok. This is the rhythm of your perception. Ah, la visita da Brian, mio figlio... Non voleva saperne. Pensa che io sia pazzo. Solito discorso. Ok, il pattern. Chemical behaviors, natural laws. Chi è Leon? Questo lo conosciamo, eh? Dovrebbe aggiornarsi il testo, va bene. L'acqua rosa. Questo è Palomas, com'è che si chiama? Palontras, non mi ricordo. I gatti neri, Etersta. Ok, lo scudo di... Sì. Zyre. Pandora. Creazione dei cinque reami dell'essenza. Free. Five realms of essential existence. Free. Risiede nel mondo umano, la terza realtà. Terra, Marte e Giove, coscienza, pratica della volontà, e poi Sener Sede, la fine della vibrazione, quando tutti i due lati opposti sono... When both ends of possess are the same, sono allo stesso grado, risiede nella terza e quarta realtà, la morte. Mabuka è la fine della vita.
Mother Mabuka is letting me go. Ho speso 15 giorni qua nel nido di Mabuka e sono stanco. I don't need to hide from pain anymore because it's part of me. Feel like love is over. I enjoy crying, laughing, being alive. Nessuna data. Il ritorno, guardate qui, eh. Mabuka sent me to the endless limits of Mabuka's den and his way. E sto aspettando per le Luciferns, che viste nella quinta realtà erano bruttissime gag, ci hanno detto. Il Mabuka Den potrebbe essere la condizione iniziale di Fran, e la cutscene la si vede davanti allo psichiatra che viene presa da quei tentacoli rossi spinosi. Ciò è interessante. Nella formula magica che ti avevano dato le gemelle c'era scritto Mabuka in mezzo. Ciò è interessante. Grazie mille ragazzi. I had to become friends with them, or to be more precise, become one of them. Le Luciferns gathering in filamenti that they look like they are growing air. Spero che il mio corpo sopravviva al viaggio. I cinque mondi sono in una spirale, come avevamo visto. La gravità colleziona, cattura le particelle per crearne delle nuove. È una forza creativa e con la creatività l'evoluzione è inevitabile. E questo è il finale. E secondo me era un buon momento per rileggere. Andiamo avanti. 15:46. Ma è più di un'ora che siamo qua. Pazzesco. Però andiamo avanti, andiamo avanti. Scusate ragazzi, io sono molto intrippato. Allora, vediamo un po'. E siamo qui dentro, ok? Se abbiamo un'altra grossa serie di enigmi, sono le 2:36. Ok, quindi le 2:35 ce le siamo un po' skippate. We have a great possibility of reaching the target in good condition. Presto arriveremo alla terza realtà. Sei eccitata, Fran? Understand more. Presto capirai. Le risposte non sono facili da riconoscere. Why not now? Il tempo va come deve andare per far sì che tu sia viva. Se c'è una risposta evasiva, questa sì che è una risposta evasiva. Se tutto è accaduto adesso, se tutto accadesse adesso, probabilmente esploderesti. Ovviamente a pedali. Mi stai dicendo che le risposte che sto cercando arriveranno quando lo vogliono loro? Non esattamente. Ma sai che cosa? Io preferirei dire attraverso il tempo tu devi esplorare ed esperire per capire. Beh, ci può stare. Buon senso. Questo significa che le risposte verranno quando le troverai. Now when I tell you how or where to find. Ok, non te lo diranno gli altri. I see, I'm excited now. You woke up my curiousness. Devo dire che il buon Eatward inizia a sembrare un buon Eatward. Cioè, non sembra cattivo. Esatto, Federico, esatto. ora lo scopriremo. Questa è la migliore cosa che puoi fare per te stessa. Sii curiosa e sarai sempre sorpresa, meravigliata. But now, Fran, è una bellissima filosofia, eh? Cioè adesso ci sono passato sopra, ma sii curiosa e sarai sempre meravigliata, è molto Link for Universe, molto bello, mi piace, bellissima frase. We have to get things done. Tolkien won't take you home. Che quali cose, sir? La macchina ha bisogno di alcuna manutenzione, di un po' di manutenzione, e credo che potrai fare un fantastico lavoro. Qui sono le Fireberries, the water you gathered before, ok, sì. Ah, ce le ha ridate. E ne avremo bisogno per mettere l'acqua... Ok, per l'acqua che pompa e la benzina che si massimizza. Molto bene. Ok, nella stanza a sinistra. Che okay, forse intende questa? Fai quello che ti pare, insomma. Ok, la guida automatica. Never done this before. Ovviamente
Nel senso di quello che diceva prima, no? I'll go now. Direi che questo è un buon momento per chiudere. Siamo andati avanti parecchio. La faccenda è complicata. Abbiamo fatto bene, secondo me, a rileggere un pochino il libro. Vero, vero, sì, un po' Papyrus. In questo gioco tutto può essere cattivo. E forse tutto può essere buono. Ah, benissimo Gabri, benissimo. Mi dispiace che abbiamo in realtà finito, perché siamo oramai, sono le 3:50 e un po' che tiriamo avanti. Sì, Kitsune, ci rimaniamo appesi fino a lunedì. E è così, è così. Vi ringrazio un sacco per essere stati connessi. Sì, davvero Gabriele, davvero. Riesce ogni volta ad aggiungere nuovi colori alla sua follia, eh? E bella per tutti, grazie mille. Mi è piaciuta un sacco questa live, sono contento che l'abbiamo fatta. E ci vediamo lunedì alle 14:30, poi ci vediamo su ESA Channel, ci vediamo su ESA Play, riuscite sempre. Aspettate. Ok, vi lascio con questa immagine. Vi lascio con questa immagine, ragazzi. A lunedì, e Sekiro uscirà in questi giorni su ESA Play, continuerà ad uscire. Ciao ragazzuoli, grazie mille. Ciao.